Buonasera, bentornata ad Indiavolati, puntata assolutamente speciale. Ci sarebbe da chiederci che ci facciamo qua, visto che Dovremmo essere in ci vacanza, ma siamo ancora eravamo qui, sì. lasciati una ventina di giorni fa. Era il 20 maggio, la data della nostra ultima puntata, la puntata in cui avevamo chiuso il ciclo Con i tifosi, abbiamo stagionale della salutato. nostra trasmissione. Però avevamo anche anticipato che qualche Ci sorpresa poteva ci poteva essere. essere, che ci saremmo potuti rivedere in occasioni speciali, e quella di questa sera è proprio un'occasione speciale, Ma che puntata occasione speciale. speciale, che occasione speciale, perché noi ci siamo lasciati il 20 maggio parlando dell'ingresso probabile di un nuovo socio, l'avvocato Palma. Ci ritroviamo oggi a distanza di 20 giorni a parlare addirittura di un nuovo proprietario, di un nuovo presidente che non solo è proprietario, manca solo la firma dal notaio ed è presidente, ma è anche il nuovo gestore dello stadio. Esatto, Dunque c'è stata una vera e esatto, propria rivoluzione. Chi se una svolta l'aspettava? Assolutamente totale, sì. l'inizio di una nuova era, come molti l'hanno descritta, la fine degli 11 anni di gestione Campitelli e l'inizio della gestione di Franco Iachini, che quindi mette anche un po', realizza quello che era anche stato un po' sempre il sogno dello stesso Campitelli, Sì. no? Proprio quello di gestire lo stadio insieme ad avere in mano la proprietà della squadra di calcio. Ebbene, Iachini lo farà. E vedremo insomma quali saranno le ripercussioni che tutti i tifosi del Teramo si augurano positive. L'entusiasmo inizia a farsi Come noi sentire. sentiremo poi anche i tifosi cosa ci Esatto, hanno esatto, detto. esatto. Per oggi a mezzogiorno era previsto un intervento in diretta su Facebook di Franco Iachini, che però ha annunciato sempre attraverso il social il rinvio di questo collegamento in diretto, che probabilmente forse avrebbe anticipato insomma anche qualcosa riguardo Perché al molto già suo. bolle in pentola a livello Moltissimo, organizzativo e di moltissimo, moltissimo. scelte per quanto riguardano i futuri assetti del Anche perché le Teramo. scadenze le conosciamo benissimo, per cui Assolutamente. per forza bisognava poi correre dopo la ratifica dell'accordo con Sabatino Cantagalli, con Campitelli, e tra breve, credo in settimana, andranno anche dal notaio per mettere la parola fine a quella che è stata l'era Campitelli e per aprire ufficialmente l'era di Franco Iachini. Presentiamo gli ospiti di questa sera, ritroviamo sempre con grande piacere, ma ce lo potevamo far mancare proprio stasera nella puntata della svolta, Diego Di Felice Antonio, allenatore ed opinionista. Diego, Ciao ben Diego, ritrovato. Ti buonasera a vedo tutti. abbronzato, evidentemente hai trovato il tempo di andare al mare, No, oppure il sole di che mare. Teramo ti ha Queste abbronzato. sono le sudate che faccio andando in giro Il a piedi. caldo. Ma Il non seguendo caldo. le notizie legate al No, 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 no. Il Teramo. caldo Ok. amaro di questi giorni, ma siamo felici anche del caldo. Ritroviamo con piacere, lo salutiamo, l'avvocato Gianni Gebbia. Ben ritrovato, Buonasera avvocato. avvocato. Buonasera, Buonasera a avvocato. voi, E grazie. ospitiamo con piacere nei nostri studi la collega giornalista Giusy Cingoli. A proposito di avvocati, anche lei è un avvocato. Ciao Giusy, Giusy, buonasera. benvenuta, Ti buonasera. ringrazio per l'invito, a te Alessandro, Dotè, a complimenti per la trasmissione. Grazie, Grazie, grazie Giusy. grazie Giusy segue il Teramo Calcio praticamente da sempre, insomma, Sì, e dunque parecchio. ci aiuterà questa sera anche a Quali? Esatto. ricostruire quella che è stata la Non storia potevamo più avere voci recente. più Sono qualificate. assolutamente sì. Ma per problemi personali anche di lavoro, ma il campionato l'ho come al solito Seguito seguito per tutto, intero. addirittura Giusy ha seguito le partite in casa e anche fuori Sì. casa, perché insomma con la sua famiglia spesso va anche fuori casa per seguire le sorti del Teramo Calcio. Noi prima dunque, di cominciare vogliamo sentire il servizio che sì, ricostruisce proviamo un po' il ovviamente, momento di diciamo così. svolta. Partiamo dalla svolta che c'è stata venerdì sera, lo scorso fine settimana, con l'accordo, la fumata Ci hanno fatto bianca. correre e fare tardi la scorsa Due settimana, giorni eh? di appostamenti, no? Vari, conferenze stampa, appostamenti sotto i palazzi comunali, prima di questa tanto attesa fumata bianca. Appunto, per quanto riguarda la trattativa per il Bonolis tra Franco Iachini e Sabatino Cantagalli, ripartiamo da lì, dalle voci proprio di Iachini e Cantagalli all'uscita, e poi, insomma, con questo servizio, appunto, ripercorriamo anche brevissimamente quella che è stata l'epoca Campitelli, e da lì ci lanceremo, insomma, nella nostra discussione. Vediamo. Grazie anche a Sabatino, grazie a Luciano Campitelli. Speriamo che sia un sogno, dai. No, assolutamente deve essere un sogno. Speriamo che valga la pena, perché il complesso non è solo la squadra, non è solo il debito, è anche l'impianto sportivo e l'investimento che dovremo fare. Però insomma, speriamo che sia un investimento che ci dia risultati. Il costo è importante, ma Regalo ne varrà la pena. di Speriamo Sabatino che vada. Cantagalli, Di non a che termine? Franco che non ha bisogno alla Teramo Calcio e quindi Di a che Teramo. termine avete? Io aspettavo la scusa, però non me l'ha data e quindi io purtroppo gli impegni
quando li prendo li devo assumere. Speravo in un ho detto chissà se vuole un piccolo rilancio, ma non me l'hanno detto che lui voleva fare lo sconto addirittura. Si chiude il lungo capitolo firmato da Luciano Campitelli ed Ercole Cimini, iniziato nel 2008 in promozione, raccogliendo le ceneri del fallimento Malavolta, fino all'apice della B, conquistata nel 2015 grazie a 5 campionati vinti in 7 anni, salvo vedere il sogno infrangersi sotto i colpi impietosi della giustizia sportiva per la scellerata combine di Savona. Quello è stato il punto di rottura tra la piazza Teramana e Campitelli. Le ultime 3 stagioni sono state uno stillicidio di difficoltà finanziarie, progetti sportivi fallimentari, salvezze risicate o centrate a tavolino. 11 stagioni, 14 allenatori, 7 solamente nelle ultime 3. Un via vai di dirigenti, la contestazione sempre più aspra e diffusa della tifoseria. Ma mai un solo punto di penalizzazione per inadempienze economico-finanziarie, né retrocessioni sul campo. Si chiude così una pagina storica nell'ultracentenaria epopea del Teramo Calcio. Se ne apre un'altra, con il nome e il volto di Franco Iachini. Dove porterà sarà il campo a dirlo. Questa è una breve ricostruzione introduttiva certo. Per avviare. Vi vogliamo dire che noi avremo più in là nel corso della trasmissione anche un collegamento video con il sindaco di Teramo Gianguido Alberto e con l'assessore allo sport Antonio Filipponi. Ascolteremo anche da loro, insomma, che sono stati importantissimo come vicenda. Mediatori, perché certo. Loro ci hanno sempre tenuto, soprattutto il sindaco, a dire io sono stato un mediatore. Insomma, poi ovviamente le scelte sono state degli imprenditori, se andare avanti o meno nelle varie trattative intavolate. Magari ascolteremo anche da loro, insomma, altri particolari. Altri particolari, soprattutto sulla qualcosa in più rispetto sulla a questa vicenda. Certo. Allora cominciamo con Giusi. Sì. La valutazione, insomma, di un'attenta osservatrice tanto. Delle cose legate al Teramo Calcio. Allora, intanto complimenti per il servizio, breve ma conciso, e soprattutto per il montaggio. Intanto diciamo partirei da Luciano Campitelli, che è uscito di scena. Onestamente avrei immaginato un'uscita diversa, probabilmente avrebbe sicuramente meritato un'uscita diversa, perché è vero sì che quello che è successo è un qualcosa che ha ferito tutti, mi riferisco ai fatti di Savona, però è anche vero che abbiamo visto un presidente che è rimasto sempre lì nel campo di battaglia, cercare di risollevare le sorti di questa squadra. Quindi gli insulti, allora, che ha preso personalmente, non li ho mai condivisi, soprattutto le offese alla famiglia, quando si è entrati troppo nel personale, non le meritava, non le merita il presidente Campitelli, soprattutto per gli 11 anni che ha avuto come presidente, però probabilmente anche si è reso conto anche lui alla fine che era arrivato il momento di dire basta. Che basta, sì, basta, ha pianto e onestamente stampa. Mi sono commossa anche io è alla conferenza stampa. Sì, è stato un momento toccante quando lui ha lanciato un input forte ai politici, all'amministrazione comunale, al sindaco, per dire ora questa patata bollente la dovete risolvere. Il sindaco però ha recepito questa patata dicendo che la patata bollente effettivamente era stata lasciata da Luciano sì. Campitelli, ma poi bisogna fare un plauso al sindaco che si è fatto carico di una grande responsabilità e ha svolto una grande opera di mediazione per risolvere questo problema. Ora siamo tutti felici di questo passaggio, bisogna ora sostenere Franco Iachini. Andiamo con l'avvocato Gebbi e poi concludiamo questa prima valutazione con il nostro Diego. Ma che dire, secondo me l'epilogo molto positivo di questi giorni è anche il frutto di quello che si era seminato in precedenza. Voglio dire, non avremmo avuto un Franco Iachini se non ci fosse stata una società tutto sommato iscritta alla Lega di Serie C. Se non ci fosse stata la salvezza conquistata, se non ci fosse stata la salvezza, con grandi sacrifici, con... Sicuramente sì, se non ci fosse stata una società che comunque nell'arco di 10-11 anni ha conservato una sua struttura societaria nel bene e nel male, vicende calcistiche sono le più disparate, però quello che conta è l'aver saputo gestire in tutti questi anni anche in maniera
difficile, in momenti difficili, una società come il Teramo. Se non ci fosse stata questa premessa, probabilmente Franco Iachini noi non l'avremmo trovato. Abbiamo visto i vari personaggi che si sono alternati alla candidatura di sostituire Campitelli, non avevano la capacità economica, forse perché ho sentito parlare di diversi, sì, svariate centinaia di migliaia di euro, se non milioni, di milioni di euro. Milioni, diciamo. Milioni. Franco Iachini ha dato il dato certo, quello che dovrebbe essere il dato certo, 4 milioni di euro. Non mi sembra che gli altri che avevano, si erano avvicinati alla Teramo Calcio, avessero una potenzialità economica di questo livello. È vero che Franco livello. Iachini si è avvicinato con l'intenzione di rilevare il 100% delle quote societarie, gli altri si avvicinavano per entrare in società come soci e le percentuali, insomma, le abbiamo sentite, chi voleva il 40, chi ne voleva il 30, sì, chi voleva solo dare, insomma, un aiuto però economico. Se Franco Iachini ha chiesto l'intera società, evidentemente lui avrà la capacità economica di poterla fare, gli altri no. Ma dirò di più, che Franco Iachini ha avuto la possibilità di trattare direttamente con Cantagalli e con il sindaco il perno di questa vicenda, cioè la possibilità di gestire lo stadio comunale fino alla fine del project financing, altri 17 anni, sì, che è un grossissimo volano per una società come Teramo Calcio, cosa che purtroppo il presidente Campitelli non aveva potuto fare. E si era trovato in difficoltà sotto questo profilo. Questo è stato infatti il punto di svolta, sì. Poi vedremo anche, insomma, i dettagli di questa operazione. Che era stata anche una richiesta, come dire, avanzata anche da altri personaggi che si erano avvicinati, ovviamente con l'intenzione di entrare, sì, nel Teramo. Ma anche lì il nodo stadio era sempre stato al centro, sì, di ogni trattativa. Poi è venuto fuori anche che tutti quelli che erano arrivati, almeno per ammissione di Campitelli, si sono tirati indietro proprio perché non c'era questa possibilità, sì, di anche il presidente Campitelli ci aveva provato. Esattamente. Più volte. Sì. Ad avere la gestione del Bonolis, ma diciamo, la cosa non si era mai concretizzata con Cantagalli. Ma quello che ho sentito poi, mi sembra che Franco Iachini abbia in qualche modo garantito subito la sostituzione dei seggiolini dello stadio, no, quelli, comunale. Per essere chiari e precisi nelle informazioni, i seggiolini sono di competenza dell'amministrazione comunale, per però, cui li dovrà per forza cambiare, le avrebbe dovuti cambiare a prescindere dall'operazione Iachini, perché è un'imposizione. Per quanto riguarda il manto in erba sintetica, anche lì era obbligatorio, insomma, era necessario farlo. Quella spesa è a carico del gestore. Ok, quindi si tratta comunque, mi sembra di aver letto che Iachini avrebbe anticipato per conto del comune le spese per i signori. Cioè, stiamo parlando di, penso, insomma, 500-600 mila euro. Sono lavori buttati, che si devono fare subito. Buttati così sul tavolo in maniera abbastanza rapida e veloce. Che fanno alzare, come dire, il peso dell'investimento sicuramente, tra, sì, appunto, Iachini, la società calcistica, la somma riconosciuta a Cantagalli per il subentro nella, certo, gestione, e questi, appunto, investimenti immediati che poi seguiranno anche a quelli necessari per l'iscrizione e ovviamente però, la dire, costituzione della già, squadra. Già denota il polso di un imprenditore che evidentemente ha le disponibilità economiche. E ha ben chiari anche quali sono i suoi obiettivi. Ma anche questo non ha mai negato la disponibilità economica. Nell'ultima conferenza stampa, quella che ha fatto poi il giorno in cui poi c'è stata anche l'evoluzione di tutta la vicenda fino a sera, lui lo chiarì, disse la disponibilità, il non contante, manca. La disponibilità economica non manca da questa parte, per cui lo ha dichiarato sin da subito. Diego? Ma niente, io sono sulla falsariga di Gianni e Giusi, hanno detto già tutto loro. Iachini, un imprenditore di sostanza, gli altri erano fittizi, sono arrivati, ma chiacchiere, molte chiacchiere, magari per fare i loro comodi. Invece Iachini, da buon terramano, ha preso a cuore le sorti del Teramo e in 448, insomma, ha fatto quello che tutti ci aspettavamo e volevamo. Ecco, da buon terramano, da buon terramano molti sono felici, quindi, proprio anche di questo aspetto, perché la piazza più volte ha chiesto un terramano alla guida del Teramo Calcio. Sembrava un'utopia, perché francamente da Teramo nessuno finora si era avvicinato, l'unico che si è avvicinato in 448 l'ha rilevata, cioè, la società. Sì. Infatti sembra un miracolo. Sì, in effetti sembra quasi però un sogno. Dietro l'ingegnere Iachini c'è anche un professionista di livello che ha saputo, secondo me, lavorare
ricordare bene, il nostro collega Fabrizio Agronzi, che secondo me ha lavorato molto bene. Sì, che salutiamo e soprattutto, tessitore delle trame, esatto, che Fabrizio, sono state necessarie. Fabrizio Agronzi ha avuto anche esperienze importanti in campo calcistico e quindi sicuramente valido professionista, saprà dire la sua, saprà consigliare Franco Iachini, che lui stesso ha detto: io di calcio non ne capisco nulla, scherzando, ma poi magari si appassionerà. Secondo voi assumerà un ruolo diretto nella società? Fabrizio Agronzio, se non proprio diretto, ma sarà l'alter ego di Franco Iachini, questo non lo so, perché l'organigramma societario credo che a breve sapremo anche, certo, le cariche, anche la figura di Capaldi, però comunque avrà un ruolo importante. Ora bisognerà vedere se sarà un ruolo comunque diciamo ben qualificato e quindi dietro le quinte, ma sta di fatto che Fabrizio Agronzio è un valido professionista, ma anche soprattutto lui è stato anche un arbitro di calcio, assolutamente, quindi con grande esperienza e competente. Allora Diego, per proseguire, scusaci. Intervento. Volevo fare un applauso al presidente Campitelli, perché ringraziarlo per tutto quello che ha dato a questa città in 12 anni di calcio, 12 più o meno, e ci ha fatto vedere calcio, e quindi io lo ringrazierò per tutta la vita. E sono d'accordo con Giussi, ho sempre ritenuto ingiuste tutte quelle parole che si è preso, poverino, però i soldi li ha cacciati lui, lui ha patito tutto, e quindi ce l'avrò sempre nel cuore, e penso che tutti gli sportivi veramente che hanno a cuore le sorti del Teramo non lo dimenticheranno mai. Quindi Campitelli sempre nel cuore di tutti, è un pezzo che ha contribuito a fare la storia dei colori biancorossi. È il presidente che è durato di più in carica? Beh, sì, almeno per gli anni, sì, sì. Eh? Sì, sì. Ma la volta credo 10 anni. Sì, sì. Campitelli 11 credo sia più longevo. Il presidente Campitelli si è accollato anche una buona dose, sì, sì, del pregresso, e di questo, insomma, in garantendo qualche modo personalmente gli ha dato atto, insomma. Dei 4 milioni di debiti, esatto, della società, che sono stati resi pubblici, insomma, dallo stesso Iachini, se ne sarebbe accollato 1 milione. Sì, insomma, una buona parte. Non dimentichiamo che con lui ha sofferto anche Ercole Cimini. Esatto, che infatti era stato citato nel servizio, perché ovviamente si parla, si è sempre parlato di Campitelli, ma fondamentalmente è stato un binomio Campitelli. Però il primo a dire "per me basta, mi fermo qui" è stato proprio Ercole Cimini. E secondo me questa, almeno questo è il mio parere personale, quel "mi fermo qui e non tornerò più indietro, mio cugino può fare come vuole", dichiarazioni proprio rilasciate dopo l'ultima partita di campionato, sì, secondo me anche da quelle dichiarazioni e quella scelta del cugino Campitelli ha deciso di poi arrivare dove è arrivato. Sì. Forse che ha, sì, alla fine suggerito quasi o indirizzato la via a Campitelli di trovare comunque il modo per convincersi. Poi l'avrei Giussi in particolare, visto che segue più da vicino anche queste dinamiche, Campitelli secondo te sarebbe mai andato avanti senza Cimini, a prescindere dalle difficoltà oggettive che adesso vuoi sapere come la penso, perché ho avuto modo di scambiare parole con Luciano Campitelli proprio negli ultimi giorni. Non era neanche un problema economico per Luciano Campitelli. Il problema per Campitelli è stato non avere più un ambiente compatto. Però ha resistito anche lui, parecchio, perché questo ambiente così lo portava dietro dalla famosa vicenda però della Serie B. Però la frattura che si era creata con una parte della tifoseria è stata lo ha ferito dentro. E, era davvero, c'erano tante difficoltà, lui ho cercato di capire dalle sue parole, davvero tante difficoltà nell'andare avanti e sentirsi continuamente insulti, comunque offese nel personale, in qualsiasi campo di gioco. E probabilmente, forse perché, attenzione, per ottenere i risultati non occorrono soltanto gli allenatori forti, i giocatori forti, i direttori sportivi, i presidenti, i soldi, ma occorre anche un ambiente unito, compatto, e purtroppo non c'era più questo con Campitelli. Lo aveva capito anche lui, però a malincuore, perché per Campitelli è stata e sarà una malattia, poi magari lo supererà sicuramente, ma in questi primi giorni del distacco per lui è stata una malattia. È dura. Accettare questo divorzio. Siamo assolutamente convinti che sin dalla prima partita, se non addirittura sin dal ritiro, sarà al seguito della squadra accanto, sarà sempre il primo tifoso, accanto, esatto, alle sorti del Teramo. Insomma,
Diciamo che si è trovata questa chiave decisiva per mettere a posto tutti i tasselli. Quanto ha contato, come dire, anche, ecco, l'abbiamo già detto, forse la teramanità dei tre personaggi, dei tre protagonisti, intesa anche come elemento di, come dire, di rapporto con la piazza, cioè nel senso, quando i tifosi negli ultimi giorni hanno anche iniziato a spingere molto, no, perché si trovasse questo benedetto accordo, voglio dire, probabilmente nessuno dei tre a questo punto avrebbe voluto negare, come dire, la soluzione. La soluzione. Il sindaco Campitelli, no, Cantagalli. Per il momento tengo fuori il sindaco, che ha avuto pure il suo ruolo e poi ne parleremo. Campitelli, Iachini, Cantagalli, insomma, cioè il fatto di essere tre teramani che si sono così tanto dell'ultima settimana esposti davanti all'opinione pubblica, alimentando già entusiasmi e speranze nei tifosi, insomma, qualcosa ha contato, no? Ecco, secondo me bisogna dire che anche Cantagalli ci ha messo del suo e ha fatto la sua parte, perché anche lui, insomma, cioè alla fine cedere tutti, sì, perché questo va detto, che Cantagalli, esatto, alla fine ha salvato Cantagalli tutti, perché la sua decisione è stata poi determinante per, esatto, ha fatto un passo indietro, però è stato anche lui determinante per questo passaggio di consegne, diciamo, come è stato anche importante. Poi vabbè, Campitelli lo abbiamo detto, sicuramente mi dimenticavo di fare l'in bocca al lupo a Franco Iachini, che conosco, ma sono davvero felice per lui, perché da teramano vero ora è presidente del Teramo Calcio, e sono convinta e mi auguro di poter con lui assaporare tante tante gioie. Diciamo che nella trattativa per lo stadio tra Iachini e Cantagalli, più che un passo indietro da parte di qualcuno, è stato fatto un passo avanti da parte di entrambi, di no? Per trovare l'accordo, no? E trovarsi a metà strada, allora, abbiamo, diciamo, in un certo senso, non quello, solo da un punto di vista economico. Allora, secondo me sia Sabatino Cantagalli che Franco Iachini hanno comunque dimostrato di avere un certo orgoglio. Assolutamente. Sì, però assolutamente. Due caratteri forti. Di fronte al sindaco, il passo indietro l'ha fatto anche Iachini, perché aveva detto che non si sarebbe mosso dal 1.100.000, esatto, che era la prima offerta. Esatto. Addirittura 10 ore prima in conferenza stampa disse: per me questa è, se l'accettano bene, altrimenti dimenticatevi di me. 10 ore dopo stava lì a rilanciare con 3 milioni di euro. Sabatino Cantagalli, più o meno, insomma, con dichiarazioni magari meno dirette, perché non ha tenuto conferenza. Sa, però anche lui aveva detto: io, insomma, questo stadio l'ho costruito, ci ho rimesso dei soldi, tutta una serie di questioni economiche legittime, per cui sembrava, insomma, che la sua richiesta fosse di altra natura economica. Anche lui è tornato indietro rispetto a quella che era la sua iniziale richiesta. È giusto dire che entrambi hanno deciso evidentemente che prima di tutto bisognava salvare il Teramo, c'era il bene del Teramo, e poi magari, se questo significava un passo indietro, un passo avanti, chiamatelo, esatto, come volete, insomma, l'hanno fatto tutti e due. Da quello che ho capito, chiedo scusa, da quello che ho capito, l'iniziale proposta di 1.100.000 era perché sarebbero stati versati tutti subito, cioè sarebbe stato attualizzato, come sì, ha spiegato Iachini, il costo dello stadio per i 17 anni. Invece adesso hanno trovato una formula diversa, cioè certo, la somma viene spalmata nell'arco dei 17 anni, quindi aumenta, sì, ma non viene attualizzata, quindi, diciamo, si sono venuti incontro reciprocamente. Allora, noi ci dobbiamo fermare per la pubblicità. Quando rientreremo ascolteremo anche le parole dell'altro protagonista di questa vicenda, il terzo teramano, anzi il primo teramano, non fosse altro che il fatto che è il primo cittadino, Gian Guido D'Alberto. Pubblicità. Eccoci di nuovo insieme, stiamo parlando di quella che è la svolta nella storia del Teramo Calcio, almeno nella storia degli ultimi 11, certo, anni. E dopo Campitelli arriva Iachini, ma noi, come promesso, abbiamo in collegamento video il sindaco di Teramo Gian Guido D'Alberto e l'assessore allo sport Antonio Filipponi. Eccoli, li vediamo. Li vediamo, li vediamo. Buonasera ad entrambi. Buonasera, buonasera sindaco, buonasera, buonasera assessore. Buonasera. Sì, buonasera a tutti. Allora, intanto grazie per questo collegamento. Sindaco, dicevamo poco fa che siete stati in tre gli attori teramani di questa vicenda, almeno dell'ultima settimana. Lei, Iachini e Cantagalli, perché il nodo è stata la gestione dello stadio e lei è stato l'intermediario che di fatto ha fatto sì che la trattativa venisse portata a termine. Diciamo che la riunione decisiva è stata quella della sera di giovedì nel suo ufficio, vero?
Sì, di giovedì. Intanto buonasera a tutti di nuovo, grazie per l'invito. Sì, la riunione è stata quella di giovedì. Noi abbiamo svolto il nostro ruolo nell'ambito di una trattativa fra privati, siamo intervenuti sia per un dovere anche giuridico, insomma, come così, proprietari del bene stadio e parte della concessione, della convenzione appunto con Cantagalli, siamo intervenuti perché si stava svolgendo una trattativa che indirettamente ovviamente interessava fortemente anche l'amministrazione comunale, ma anche per svolgere un ruolo politico in un momento, in una fase di grande difficoltà, di stallo della trattativa. Insomma, dopo la riunione di mercoledì pomeriggio ho sentito il dovere di intervenire per interpretare l'interesse della città tutta verso il valore dello sport e in particolare in questo caso del calcio terramano e della Teramo Calcio, cercare di far comprendere come la posta in gioco, al di là delle proprietà, al di là dei contratti, delle concessioni, delle convenzioni, era molto più alta di una mera trattativa tra imprenditori privati, che ringrazio, perché è vero, gli attori sono tre, ma i veri protagonisti sono, diciamo così, le parti private. Si tratta sempre di una trattativa privata, ma noi abbiamo voluto svolgere questo ruolo di interpreti di una comunità che stava guardando con grande attenzione, grande preoccupazione, un evolversi di una trattativa che si stava arenando. Abbiamo dato il nostro supporto, abbiamo svolto un ruolo di mediazione, un supporto che non è stato limitato solo alla parte politica, ma alla riunione hanno preso parte anche i nostri tecnici, proprio per rappresentare la volontà di dare un aiuto forte, un aiuto vero, un aiuto reale, per dare una svolta. E di fatto oggi è iniziata una nuova era, noi abbiamo svolto il nostro ruolo e, come sapete, voi che eravate presenti la sera di venerdì, dove presso gli uffici dell'assessorato allo sport si è di fatto raggiunto l'accordo, come abbiamo fatto un passo avanti per facilitare la trattativa, abbiamo fatto un passo indietro, perché ora le parti dovranno chiudere attraverso, insomma, diciamo, i vari adempimenti procedurali. Però ecco, io ho già avuto modo di scambiare due battute con Franco Iachini, mi sembra che si sia attivato veramente un entusiasmo importante che può essere un'occasione di rilancio sicuramente per lo sport della mano, per la Teramo Calcio, ma io direi per la città tutta. Assessore Filipponi, qualche dettaglio della firma che avete messo poi nel suo ufficio la sera successiva a quella della mediazione da parte del sindaco? Diciamo che la sera successiva è stata una sera molto tranquilla, nella quale si sono definite un po' le finalità di questo passaggio, e quindi da parte nostra lì il compito è stato molto, molto più semplice, li abbiamo semplicemente ospitati. Avete ospitato molte persone, assessore, era molto affollato il suo ufficio quella sera, quel venerdì. Veramente c'erano tutte le persone di fiducia di Achini, di Cantagalli, perché comunque era una trattativa a quel punto chiaramente anche sotto l'aspetto giuridico di procedura. Noi abbiamo semplicemente svolto, li abbiamo accompagnati, li abbiamo ospitati in questo passaggio, ma chiaramente hanno fatto tutto loro. Invece è iniziata tutta una procedura anche rapida, perché i tempi sono anche molto molto stretti, sia per il nuovo manto erboso, sia per i seggiolini, sia per la squadra e per tutto il resto, che comunque in questi giorni ci impegnerà tantissimo. Ecco, sindaco, relativamente alla convenzione dovrà esserci un passaggio istituzionale anche in consiglio comunale, vero? Perché la convenzione andrà modificata, quali saranno proprio i passaggi formali, legislativi che adesso andranno fatti? Ma intanto le parti stanno portando avanti per completare poi l'operazione di successione tra le parti private, e poi dovrà entrare in campo invece il subentro rispetto alla convenzione e la concessione con l'amministrazione comunale. È chiaro che si tratta di una concessione e conseguente convenzione molto impegnativa, sia in termini di durata che di obblighi reciproci,
Io devo dire, abbiamo una questione relativa ai tempi. È chiaro che i tempi per fare le cose per bene non saranno brevissimi, nel senso che comunque noi cercheremo di accelerare, abbiamo messo a disposizione i nostri uffici sia legali che tecnici e cercheremo di accelerare il più possibile il percorso. Vanno fatte le cose per bene, la volontà delle parti c'è, l'abbiamo registrata. Io penso che la svolta, come giustamente diceva prima Dorotea, non sia solo una svolta sportiva, ma soprattutto sportiva, perché veramente si stanno ponendo le basi per un rilancio veramente ottimale del percorso sportivo della Teramo Calcio, ma è anche una svolta perché finalmente possiamo rimettere le mani su una convenzione che ha creato, diciamo così, particolari problemi nella sua attuazione, che ha lasciato parecchie situazioni diciamo così incompiute, e quindi sarà l'occasione per ridefinire tutti gli obblighi reciproci, definire quelli che saranno gli investimenti importanti sulla struttura. L'abbiamo sempre detto anche nel corso delle trasmissioni televisive in cui si ragionava, insomma, dei rapporti tra la società e il gestore dello stadio. Si tratta di uno stadio che non ha esploso tutte le sue potenzialità in termini di redditività. Credo che sia l'occasione, nell'interesse ovviamente del gestore e della Teramo Calcio, che adesso sono congiunti, diciamo, in un unico soggetto, ma anche dell'amministrazione comunale della città, potranno trovare soluzioni. Le potenzialità di quell'impianto non sono state sviluppate appieno. Attraverso questi passaggi, questi percorsi che, ripeto, saranno affrontati per bene, è la cosa che più mi interessa, per bene, nel tempo più breve possibile, potranno trovare finalmente una definizione. Assessore Filipponi, seggiolini e manto in erba sintetica, i lavori partiranno presto, chi pagherà, come stanno le cose da questo punto di vista? Perché a parte l'iscrizione della squadra, sono queste le scadenze principali. Sì, allora, per quanto riguarda il manto erboso, la competenza è del concessionario, mentre per quanto riguarda invece i seggiolini la competenza è nostra, e quindi stiamo procedendo. Il 24 giugno dobbiamo aver iniziato i lavori e avere un cronoprogramma per la sostituzione dei seggiolini della tribuna e dei distinti. Seggiolini che avranno uno schienale, anche in questo caso, insomma, cercheremo di rendere migliore questo stadio secondo le prescrizioni della Lega, e anche sul manto erboso mi sembra che si vada in una direzione di eccellenza, perché Iachini è convinto che la qualità della squadra passi anche sui migliori materiali possibili, anche sia per l'allenamento sia per giocare le gare. Quindi stiamo aspettando chiaramente che ci siano questi passaggi formali. Per quanto riguarda i seggiolini invece dobbiamo essere più rapidi, e quindi secondo la competenza nostra stiamo in questi giorni completando tutte le operazioni. Prima di lasciarvi ai vostri impegni, vorrebbe farvi una domanda la collega Giusy Cingoli, che è qui ospite in studio con noi insieme all'avvocato Gianni Gebbia e a Diego Di Felice Antonio. Buonasera, buonasera sindaco, buonasera assessore, volevo innanzitutto complimentarvi con voi e comunque ringraziarvi per il grande lavoro svolto per questa attività di mediazione nel passaggio per quanto riguarda la gestione del Bonolis, ma volevo in particolare rivolgere a mo' di battuta, diciamo, una domanda al sindaco. È stata più difficile questa attività di mediazione tra Cantagalli e Iachini, o la campagna elettorale che ha dovuto sostenere un anno fa il ballottaggio per diventare primo cittadino? No, la campagna elettorale è stata impegnativa, entusiasmante, ed è stato però giusto difficile anche questo passaggio. È stato difficile perché abbiamo avvertito, come ti dicevo prima, il peso, insomma, è l'onere di una decisione e di una fase che veramente ha coinvolto tutta la città. Abbiamo avvertito proprio in quelle 24 ore il peso di un momento nel quale bisognava tracciare veramente una linea di demarcazione tra il passato e il futuro. Noi abbiamo svolto questo ruolo con una difficoltà, diciamo così, non secondaria, però lo voglio ribadire, io voglio tornare a dare merito
alle parti, perché comunque senza una volontà delle parti questo risultato non sarebbe stato raggiunto. Quindi insomma difficile, però è bene che si precisino i ruoli da parte di tutti, anche dei tifosi, devo dire la verità, che hanno vissuto quel momento anche con grande dignità, percependo la difficoltà del momento e rappresentando una sofferenza, una preoccupazione che forse ha anche aiutato, perché si è sviluppata con grande correttezza, serenità, ma ha mostrato a tutti, come ho detto prima, che la posta in gioco era molto più alta rispetto a una semplice trattativa tra imprenditori. Quindi, assessore, il Teramo avrà il suo impianto pronto, almeno questo se lo vogliamo dire ai tifosi che ci ascoltano, pronto per l'inizio del campionato? Assolutamente sì, perché comunque non sono lavori lunghissimi, in questo la Lega ci obbliga tra giugno e luglio ad essere a completare tutto praticamente, quindi assolutamente sì. È un impianto che, come diceva il sindaco, non ha espresso tutte le sue potenzialità fino ad oggi, e quindi c'è l'intento oggettivo da parte di Achini di sistemare tutto nel migliore dei modi, in modo da ospitare tutti quei tifosi che in questi momenti hanno sperato in una conclusione positiva di questa trattativa, e che speriamo saranno tantissimi, insomma, da provare lo stadio, perché adesso anche i tifosi dovranno fare per la loro parte. Grazie, ringraziamo davvero il sindaco di Teramo. Dorotea, ti voglio svelare qual è il vero motivo per cui siamo riusciti a riaprire la trattativa. Allora, sentiamo, noi siamo curiosi. Ho offerto al presidente Iachini Antonio Filipponi come prossimo terzino della Teramo Calcio. Questa è stata la motivazione. Sappiamo delle vostre imprese sul campo di San Nicolò, allora, qualche sera fa. Che preferiremmo anche dimenticare, sinceramente, viste le immagini. No, Antonio Filipponi può annoverare anche un autogol nella partita. Sì, avrei dato tutto per il Teramo Calcio, ma per oggettivi problemi, insomma, sotto l'aspetto sportivo è meglio, per il bene del Teramo è meglio che rimanga a fare adesso. Siete stati bravi come mediatori, mantenete questo ruolo nell'ambito del Teramo Calcio, che è andata bene. Grazie davvero. Grazie. Buona serata a tutti. Grazie mille, grazie. Grazie a tutti al sindaco due, di Teramo Gianguido D'Alberto e all'assessore allo sport Antonio Filipponi, che sono stati con noi in collegamento, insomma, hanno approfondito e svelato qualche altro dettaglio relativo alla trattativa sul passaggio di gestione dello stadio Bonolis. Un commento, avvocato Gebbia e Diego, su quello che ci hanno detto il sindaco e l'assessore. Ma la cosa che mi viene più spontanea dopo aver ascoltato le parole del sindaco è quanto sia importante una squadra di calcio per una città, ma quanto sia importante il Teramo Calcio per la città di Teramo, che ha visto questo impegno, una città che ha visto l'impegno del sindaco, dell'assessore, diciamo che si è protratto anche per due o tre giorni in maniera pressante, fino a quando non si è trovata una soluzione. E noi immaginiamo quale avrebbe potuto essere lo scenario nell'ipotesi in cui la trattativa non fosse andata a buon fine. Giovedì mattina sembrava questa la strada. Infatti, è già l'atmosfera che si respirava in città e si leggeva sui quotidiani, era di una delusione enorme e della possibilità che il calcio a Teramo scomparisse. Quindi noi dobbiamo dare merito al sindaco e all'assessore di aver svolto un ruolo fondamentale in questa vicenda, che sono sicuro avrà poi dei risvolti estremamente positivi, perché un clima come questo io l'ho respirato, c'ho qualche annetto in più, insomma, l'ho respirato ai tempi di Rabbi, ai tempi di De Berardis, della promozione in Serie C. Un entusiasmo come quello che si sta manifestando oggi
dopo una situazione di incertezza. Io lo ricordo solamente in quel periodo lì, con grandissimo entusiasmo, grandissima voglia di partecipare da parte di tutti i tifosi, tutti i cittadini a questo evento. Quindi lo già vedo si parla di abbonamenti, esatto, di riempire, esatto, lo stadio, insomma, l'entusiasmo, pensiero, sì, esatto, sì, sì, ma d'altronde anche... i tifosi, cioè, tutti dobbiamo adesso fare questo, unirci, certo, intorno, no? Certo, perché le parole sono belle. Iachini ha fatto seguire alle parole i fatti, adesso gli stessi deve tifosi, rispondere, la città la deve città rispondere. C'è anche un con impegno i fatti preciso, ma anche credo doveroso da parte di Franco Iachini nel riaccendere quell'entusiasmo che si era un po' spento negli ultimi anni e nel tornare a coinvolgere sempre di più i tifosi nelle vicende del Teramo Calcio. Può essere una sciocchezza, una piccolezza, ma pare che già, insomma, il primo esempio sia stato lanciato pubblicamente, perché saranno i tifosi attraverso un sondaggio a scegliere quale sarà la prima maglia del Teramo Calcio per la prossima stagione. Diego, sportiva. Ti piace questa? Tu sei quasi vestito, sei quasi vestito, sei un grosso allora il bianco e rosso, sul bianco e rosso nessuna dubbio, leggevo tipo Vicenza sì. Infatti leggendo i commenti sul post del presidente generale, del nuovo presidente, proprio era quella più gettonata. Comunque sì, volevo dire complimenti ancora una volta al sindaco, però io penso che l'arringa di del presidente Campitelli con il pianto finale sia stata proprio la... Gli ha smosso qualcosa. Gli ha smossi tutti quanti. Guarda, perché Diego, quel giovedì sarà... È vero, sì, è vero. Allora, quello veramente... è stato un giovedì storico per Teramo, ce lo ricorderemo, quelle conferenze e quegli incontri, la mattina Iachini, il pomeriggio Campitelli, la sera il sindaco, non ce lo... e Cantagalli, non ce li dimenticheremo più. La colpa al sindaco, sì, non si fa, la colpa è sua. Forse esagerando anche un po', esagerando anche un po'. Noi abbiamo dei messaggi, li vogliamo leggere intanto e poi torniamo con i nostri ospiti. È un clima rilassato Pietro, stasera. Eccolo qui, eccolo già pronto. Qua. Grazie di cuore per tutto quello che hai fatto per il Teramo, buona fortuna e arrivederci evidentemente per, certo, Campitelli. Destinatario sì, Luciano Campitelli. Andiamo con gli altri messaggi. Un ringraziamento a Luciano Campitelli che ci ha risollevato dalle ceneri e ci ha riportato nel calcio che conta con grandi sacrifici inaccettabili per qualsiasi imprenditore che avesse investito nel Teramo Calcio. Grazie Luciano per averci regalato una pagina importante e indimenticabile alla storia calcistica teramana, ben 11 anni. In effetti il sacrificio sarà stato veramente grande del presidente e del cugino. Il project financing fatto per chi doveva vincere e ne abbiamo pagato le conseguenze fino ad oggi. Grazie Presidente Iachini. In questo caso ovviamente una valutazione anche sulla famosa convenzione, appunto, che finora ha regolato il rapporto tra comune, gestore dello stadio e società di calcio. Buonasera a tutti, buonasera a lei. Premessi gli applausi a tutti gli attori della questione Teramo Calcio Bonolis, penso che se non si fosse fatto... si entrava in un baratro dal quale sarebbe stato difficilissimo uscirne. Silvano di Teramo e di San Benedetto, esatto, che noi quello che diceva l'avvocato Gebbia fino a un attimo fa. Beh, Campitelli lo disse in conferenza stampa, ragazzi, qui si va in prima categoria perché io mi tiro indietro. Sì, allora, non ci avrebbero rimesso nemmeno in promozione. Un grazie, volta, credo, interpreto quella prima parte che non si legge, al presidente Campitelli e un grosso in bocca al lupo al nuovo presidente Iachini. Adesso uniamoci tutti con umiltà a questo nostro Teramo, e lo dice Marcello, ed è quello che dicevamo poco fa, uniamoci al Teramo perché bisogna fare gli abbonamenti, bisogna andare allo stadio, bisogna seguire la squadra in trasferta per tutte quelle persone che ovviamente lo possono fare. Cioè riaccendere l'entusiasmo poi significa anche la partecipazione, un bel ruolo al mister Diego nel nuovo Teramo Calcio. Questa ondata di teramanità, sì, insomma, no, profilo, sono un fautore del fatto che bisogna sfruttare le potenzialità che Teramo offre sotto il profilo dell'esperienza calcistica. E noi abbiamo persone che hanno lavorato nel mondo del calcio e che operano all'interno del settore e che sfruttiamo poco, pochissimo. Se non voglio fare un elogio a Diego, ma glielo faccio indirettamente, cioè lui per anni ha fatto il collaboratore di grandissimi direttori sportivi, quindi ha accumulato un'esperienza, osservatori, eccetera. Scusate, io qui inserirei un nome, già che stiamo parlando dei collaboratori di Diego come, sì, direttori sportivi, che è il nome che ricorre oramai in città da tempo. Infatti,
Poi andremo a finire a quel discorso. Esatto. Vabbè, visto che Diego ci ha collaborato, Iaconi, Andrea Iaconi. Cioè, ma infatti, secondo me, creare una rete, chiamiamolo così, di osservatori anche locali che abbiano il polso della città, della tifoseria, dei giovani, dei talenti locali e anche provinciali è fondamentale, soprattutto per chi magari non conosce bene la realtà nostra. E infatti questo ci apre poi il discorso che faremo subito dopo nell'ultima parte della nostra trasmissione. Quello che dice l'avvocato Gebbia, perché effettivamente abbiamo gente valida, soprattutto di Teramo, che quindi conosce l'ambiente, conosce il contesto, che possono davvero dare tanto a livello di esperienza, a livello tecnico. Di suggerimenti che possono... relazioni tecniche che vengono fatte sui giocatori, anche giovanili. Questo è importante. Comunque Giuse, hai visto, no, come il tenore dei messaggi che abbiamo letto sia subito, no, improntato all'entusiasmo e alla rinnovata vicinanza alle sorti della squadra. È quasi un entusiasmo spontaneo. È stato immediato poi, Giuse, è stato immediato. E un'altra cosa volevo dire, quello che piace anche molto di Franco Iachini è questo contatto diretto anche sui social con la tifoseria. Prima abbiamo parlato di i tifosi sceglieranno la maglia, ma anche un contatto diretto con Facebook. Oggi doveva esserci questa diretta che poi è stata rinviata per ragioni organizzative. Per un importante colloquio, diciamolo pure, che questo mi risulta dalle mie fonti, che Franco Iachini, presidente Iachini, ha avuto con Andrea Iaconi. Circola questa voce insistente, ma si tratta soltanto di poche ore, perché Iaconi è stato interpellato, c'è stato un discorso interlocutorio con il presidente Iachini e lui si è riservato soltanto di dare una risposta, ma che credo sicuramente sarà positiva. Andrea Iaconi è un validissimo professionista, grande conoscitore del calcio, e credo che ci potrà dare sicuramente una grande mano. Su questo argomento ovviamente svilupperemo l'ultima parte della nostra trasmissione subito dopo la pubblicità. Eccoci di nuovo insieme, che discorso dobbiamo riprendere? Riprendiamo da dove ci aveva insomma introdotti Giusi nel suo ultimo intervento prima della pubblicità, rivelandoci quello che attraverso le sue fonti è riuscita a sapere relativamente alla giornata odierna del... come lo chiamiamo? Presidente, diciamo, in pectore, prossimo presidente. No, lui ha fatto sui social, Iachini presidente, per cui diciamo il presidente, anche perché diciamo lo chiamano presidente. Oramai tutti così. Esatto. Quindi questo incontro che avrebbe avuto con Andrea Iaconi. Stato un pranzo oggi con Andrea Iaconi. Il nome che sarebbe quindi stato individuato come responsabile, chiamiamolo responsabile dell'area tecnica. Sì, un supervisore, diciamo, della parte dell'area tecnica, quindi Andrea Iaconi, che conosciamo tutti, è inutile spendere parole, lui è stato a Brescia, a Pescara, un direttore sportivo affermatissimo, con grandi conoscenze, e che a Teramo andrebbe a ricoprire il ruolo, come dicevi tu, Alessandro, di supervisore come consulente tecnico. E si avrebbe anche della collaborazione di Sandro Federico, ricordiamolo, Sandro, che ha ancora Federico un altro anno di contratto e che conosce molto bene Andrea Iaconi. Anche due parole le spenderei su Sandro Federico, che comunque male non ha fatto assolutamente in questo campionato, con le sue conoscenze con squadre di categoria superiore, con la Sampdoria, quindi ha portato giocatori validi importanti, vari Fiordaliso, Piacentini, Persia, e soprattutto per il discorso minutaggio è stato importante. Il lavoro svolto da Sandro Federico. Sul tecnico, sul tecnico quali sono le valutazioni a Genova, da fare? Maurizi, credo che nonostante i due anni di contratto e nonostante abbia portato il Teramo alla salvezza, ma credo che le strade si separeranno tra Maurizi e il Teramo. E anche perché il profilo di tecnico che si sta diciamo cercando di individuare certo non è quello di Agenore Maurizi, che rientra nei profili scelti da Andrea Iaconi, tecnico, perché il tecnico giovane. Sarà sì un tecnico giovane, ne hanno 4-5, c'è già una rosa, diciamo, dunque già sulla quale stanno lavorando. Vogliamo fare un nome? Facciamo Dionisi, ma ne possiamo fare anche più di Dionisi uno. Al tecnico dell'Imolese, che risponderebbe ai requisiti, che sì, che ha fatto molto bene quest'anno con l'Imolese, forse la più grande sorpresa del campionato. Esatto, l'Imolese. Un tecnico giovane ma sicuramente molto preparato, che potrebbe fare il caso del Teramo, questo a detta di Andrea Iaconi. Non so se gli altri ospiti hanno delle fonti diverse di informazione. No,
Io non ho fonti diverse, apprendo che c'è stata una valutazione, insomma, almeno sul nome di Andrea Iaconi, insomma, beh, sì, Gianni Gemme la può fare tranquillamente. Sì, allora, apprendo che c'è stato un pranzo addirittura, sì, e quindi, insomma, si tratta si va ben più di una trattativa. Andrea Iaconi è una garanzia, già questo dimostra come la società si stia muovendo ad altissimi livelli, perché è un direttore sportivo, responsabile area tecnica, come lo vogliamo chiamare, che ha esperienza di serie B di ottimi, ad alti livelli, conosce quindi sia i giocatori, sia il mercato, sia i dirigenti, cioè si muove estremamente bene, è veramente una garanzia. Quello che io in qualche modo, diciamo, qualche dubbio no, che ho è sul fatto che alla fine del campionato si parlava di conservare l'assetto tecnico della squadra per non stravolgerla completamente e innestare due o tre elementi che potessero poi portare la squadra a migliorarsi. Così mi sembra che andiamo un po' a stravolgere tutto il pregresso e ricominciare da capo. Benissimo, mi va bene lo stesso, però penso non possiamo ritenere che nell'arco di un anno, sì, io lo auguro come tutti quanti gli altri, ma io sono un fautore della programmazione. Nessun risultato si raggiunge se non programmato negli anni. Noi siamo andati in Serie C perché avevamo una squadra che avevamo costruito dall'eccellenza, dalla Serie D e poi dalla C2 che è diventata poi Serie C, con due ciliegine come Donnarumma e la Padula che hanno fatto poi la carriera che hanno fatto e che ci hanno portato in Serie B. Ma dunque quella tu era una squadra, da una base che già esiste. Io ripartirei da una base che già esiste, ma voglio dire, è chiaro che questa è una scelta che rientra dalle facoltà dei nuovi dirigenti, quindi augurerei che il cambiamento a livello dirigenziale non stravolga un po' l'assetto della squadra che si è in qualche modo consolidato nell'arco dell'ultima stagione. Diego, la tua valutazione sulle opinioni che hanno espresso Giusi e l'avvocato Gebbia sul profilo di Andrea Iaconi, che conosci benissimo, e sulle scelte in primis relative all'allenatore? Beh, io Andrea lo conosco bene, ho lavorato con lui a San Benedetto anche se 20 anni fa. Andrea è il meglio che in circolazione, lo chiamavamo il Moggi del centro-sud quel periodo, e quindi la scelta migliore di Andrea non si poteva fare. E ho ascoltato i discorsi di Giusi e di Gianni. Gianni dice bene quando la continuità, cioè continuare, però se arriva Andrea chiaramente porta i suoi uomini, porta il suo allenatore, che se prende Stefano Dionisi 4-4-2 a rombo, perché giocava con Carrano. Tu lo hai metodista. Studiato benissimo quest'anno, sì. Hai analizzato sì, il Molese è un più allenatore volte. Bravissimo, però fa il 4-4-2 a rombo, c'era Carrano ex nostro che giocava da metodista, c'è quartista, quindi è una squadra che giocava un gran calcio, quindi se viene quell'allenatore lì è già un nome, insomma, un allenatore giovane con idee, un gioco modernissimo. Andrea porterà sicuramente i giocatori che dice lui, di concerto con Federico e di concerto col mister, quindi secondo me cambierà tutto, perché inizia una nuova era, un nuovo gioco, un nuovo allenatore, quindi tutto quello magari anche di positivo, come diceva Gianni, che c'è per loro sicuramente agirà così, perché hanno delle idee chiare sul calcio. Se prende un allenatore con certe caratteristiche, vuole giocatori con caratteristiche adatte a quel modulo di gioco. Ma è che non si individui nella rosa attuale, no, del Teramo qualche del Teramo, giocatore utile a ma sicuramente causa, qualcuno no? Rimarrà, tipo Celli, per dire che è un ottimo esterno, e qualcun altro non lo so, però penso che quello che diceva Gianni, però ecco, dovevi continuare con Maurizio, allora si aggiustava ancora quella squadra, un paio di pedine. Anche perché c'erano Maurizio, uomini di fiducia anche dell'allenatore. Anche Maurizio aveva fatto sì, bene, quindi sicuramente lui sapeva dove doveva, però quando arriva un nuovo direttore generale, perché sì, supervisore, ma poi nella sostanza lui sarà il punto di riferimento. Avrà il giocatore in mano, insegnerà, secondo te, le chiaro, scelte, le decisioni. È chiaro, Federico, che è un ottimo direttore sportivo, saranno le sue dipendenze, parliamoci, le direttive secondo me arriveranno da Andrea. Quindi Diego, ci si chiede allora, comunque i tifosi si stanno già chiedendo se i vari Infantino, Celli, Sparacello, no, uomini che no, sono stati importanti per la salvezza del Teramo,
non resteranno in bianco rosso. No, secondo come la vedo io, cerco di però c'è da fare una distinzione: mentre Celli non ha il contratto, scade il suo contratto, scadeva a giugno, gli altri due, Infantino e Sparacello, hanno un altro anno di contratto. Sì, ma quello conta poco, perché conta poco. Lo vendi, quindi lo Cesarnato c'è il contratto, ma sicuramente se trova subito una squadra tu non lo devi pagare perché c'è la rescissione, quindi di solito si fanno i biennali ma non valgono niente. Sarri aveva il biennale lì, però adesso è andato la Juve, quindi Chelsea. E stavo dicendo, i giocatori che porterà Andrea, cioè giocatori con certe caratteristiche, quando tu mi parli di noi avevamo giocatori che ci siamo salvati, però se vogliamo fare così in grande dobbiamo avere giocatori che fanno un gioco moderno. A me personalmente Infantino ce l'ha dato, a me non piace, perché nel gioco moderno Infantino è un giocatore che è utilissimo per salvarti quei gol determinanti, però poi da come l'ho visto io chiaramente in un gioco d'assieme, oggi oramai non esiste più il centravanti, oggi nel gioco moderno esiste la zona dell'attacco, in quella zona si può inserire il terzino, si può inserire la mezzala, il centravanti statico come si giocava fino a 5-6 anni fa non c'è più, non danno più riferimenti, quindi nessuno, gli allenatori moderni non li vogliono, vogliono giocatori come dice Guardiola, il nostro centravanti non è il centravanti, è quella zona dove dovrebbe restare, dove chi occupa quel posto, chi si inserisce lì, i tagli, i famosi tagli degli esterni, le mezzali che si inseriscono. Quello in quel momento il centravanti, si inserisce un mediano, si ritrova all'altezza della lunetta, in quel momento il centravanti e si deve porre di conseguenza. Quindi a proposito di nomi, giusto per dare una notizia anche che è di oggi, di nomi, di mercato, perché le altre squadre comunque iniziano a muoversi in maniera concreta, operativa, una di quelle che incominciano a muoversi maggiormente è la Ternana, che sarà anche il prossimo anno una delle big, no, delle grandi del girone. Sarebbe davvero un passo dal prendere Proietti, Mattia Proietti dal Pescara, perché è tornato a Pescara per fine prestito e dovrebbe essere il perno del centrocampo della Ternana del prossimo anno. Proietti, quindi, insomma, poteva essere utile al piano perché è stato 14 anni, Andrea è stato a Pescara, quindi Proietti poteva, poi è un giocatore che è adatto a tutti, qualsiasi squadra, qualsiasi modulo, perché il regista, l'uomo che crea, il facitore di gioco serve. Posso darvi qualsiasi un'altra notizia? Certo. Se dovesse essere quindi confermata questa voce che circola di Andrea Iaconi come futuro direttore sportivo del Teramo, comunque supervisore, chiamiamolo così, in collaborazione con Sandro Federico, la squadra avrà almeno 4 giocatori di categoria superiore, quindi importanti, di esperienza, che formeranno l'asse portante di una squadra, e poi attorno a questi 4-5 giocatori davvero importanti e quindi esperti, giocatori esperti, poi ruoteranno altri giovani comunque importanti, sempre di squadre di Serie A, per cui c'è da aspettarsi una squadra competitiva, una società che punterà in alto. Ecco, perché poi, finora non l'abbiamo detto ancora o ricordato, però insomma Iachini lo ha detto sin dal primo giorno, anzi dal prologo, cioè l'obiettivo immediato e soprattutto, ecco, però come diceva poi giustamente l'avvocato Gebbia, vincere un campionato è sempre difficile a qualsiasi livello, e farlo subito sarebbe un altro miracolo, proprio come quello che abbiamo assistito nel subentro in scena di Franco Iachini. Noi ce lo auguriamo, però bisogna dare pazienza, quindi costruire una squadra importante, e poi se non si riuscirà a vincere tutto in questo campionato, magari fare in modo che il prossimo anno cambiare poche pedine per cercare di raggiungere l'obiettivo che è ormai dichiarato da Franco Iachini, quello di fare questo salto, portare il Teramo in Serie B. Perché non ha intenzione di vivacchiare in una categoria improduttiva da un punto di vista economico, certo, come la Serie C. Ottenere una categoria superiore sarebbe un bene per la città, per il Teramo Calcio e comunque per tutta la collettività. Anche per l'economia. Non solo di chi investe in questa società, ma anche l'economia della città. Voi immaginate il Teramo in Serie B? Sì. L'abbiamo immaginato, per la verità. C'è stato. Un piccolo assaggio. Ecco perché poi ci siamo disperati. L'ha fatto per 3 anni, mi sembra, Serie B, no? Se non ricordo male, insomma. Lanciano. Quindi, certo, non è. Vogliamo andare con altri messaggi che ci sono arrivati da casa? Dalla regia quanti ce ne segnalano ancora e li possiamo leggere tranquillamente. E poi ascolteremo i tifosi. Sì. Un'idea, abbonamenti dilazionati in 12 mesi, 15 euro al mese, la curva 20, i distinti 25, no, la curva 15, la curva 20, distinti 25, che ne pensate? Ma a me pare una buona idea, magari giriamo la Iachini visto che sta raccogliendo l'idea, le proposte dalla piazza. Idea.
nel senso che noi dovremmo incentivare gli abbonamenti dando questa opportunità, cioè la gente che non può comprare l'abbonamento subito magari lo fraziona in 2 o 3 rate, secondo me avremmo un'ottima risposta sotto questo profilo. Andiamo con l'altro messaggio. Più che conoscere l'ambiente teramano bisogna conoscere la materia calcio. Magari il messaggio Taustico, è riferito a quello che dicevamo prima, che bisognerà. Beh, oddio, questo è anche vero però. Allora. Sì, ma ci pare che insomma la gente che però sta contattando è gente che di calcio ne capisce sì, anche parecchio. Poi vedremo i fatti, ma al momento insomma sono le persone, ci sembrano le persone giuste. Ma Diego. Non per essere bastian contrario, però dobbiamo stare attenti a questi voli, come si dice, pindarici, perché certo. Facciamo, andiamo in Serie B, non andiamo, dove andiamo ragazzi? Cerchiamo di essere razionali. Vabbè, quello è un obiettivo. Sì, si fa la squadra forte sicuramente per cercare di far bene. Poi abbiamo visto la Ternana, aveva fatto una super squadra. Il Monza e la Ternana si è salvata come noi, giocatori di B e C. La Serie C è dura. C'è il vice, abbiamo visto l'altra sera, non so se avete visto la partita della Triestina. Sì, 20.000 persone. Costruire una squadra. Sì, non costruirla, ma dire andiamo un obiettivo preciso, si hanno comunque più possibilità sì, per chi non lo fa. Sì, però ti volevo dire, Giussi, facciamo la squadra, tutti vogliono vincere, va bene, è chiaro, questo. Però il presidente lo capisco, però lui è un neofita, quindi non sa come è difficile il mondo del calcio, perché ci provi tu, ci prova il Vicenza, ci riprova la Triestina, ci provano tutti con super squadre, con giocatori. Quindi cerchiamo di fare una bella squadra e poi l'appetito viene mangiando. L'anno che siamo andati in B, mica avevamo una squadra da B, ce ne siamo accorti giocando, che avevamo dei giocatori che poi si sono. Ed era anche una squadra non costruita in quell'anno, certo, ma negli anni precedenti comunque. Però, oddio, c'era non basta che tu una la squadra solida, tutti la costruiscono. Già. La stessa squadra dell'Imolese mi sembra che è stata ripescata. Sì, fatto, era una matricola. Ecco, la matricola l'altro po' ha rischiato. Cioè, certo. Ha fatto i playoff. Precedenti dove si era assestata. Si era assestata. Cioè non la fai mai ex, no? Sì, può capitare, però è un però episodio. Ha rischiato di vincere il campionato con i giocatori scartati dal termine, Valentini, Carraro, cioè giocatori che poi si sono rilanciati. Certo. Quindi no, cioè quelli con giocatori così sono arrivati, però, il Monza si è bloccato. Diego, voglio spezzare una lancia come sul dirsi sì, io sono pessimista, del presidente Iachini. Pessimismo cosmico è quello di Diego. La scelta di Andrea Iaconi è già sintomatica, quindi quella già ci dovrebbe far aspettare situazioni positive. Iachini non ha detto andremo in B, ha detto l'obiettivo minimo è la Serie B, perché poi ha un progetto addirittura ambizioso. Ha detto l'obiettivo minimo è la Serie B, però, poi si vedrà. Ecco, posso dire, dopo la Serie B c'è la Serie A. Non è un presidente magari passionale come è stato Campitelli, sì, no? Che magari mette avanti il cuore, no? Getta il cuore oltre l'ostacolo. È un presidente molto razionale, sì, e quindi fa anche molto bene i conti e sa che appunto per gestire in maniera profittevole una squadra di calcio la Serie C, ma non è l'ambiente ideale. Il fatto, scusami, che oggi siamo quando 10 giugno già si comincia a intravedere una parvenza di struttura societaria e si ha già un'idea di quello che sarà l'intervento da fare sul mercato, già la dice lunga sulle capacità organizzative di questa nuova compagine. Quindi c'è tra l'altro la scadenza da rispettare, quella del 24 per l'iscrizione. Fa quasi sorridere. Tra due settimane. No, io volevo aggiungere una cosa, ricollegandomi a quello che diceva Diego, è che effettivamente è difficile vincere, no? Però sarai d'accordo con me che è vero sì che bisogna prendere giocatori forti da un punto di vista tecnico, però bisogna anche prendere giocatori motivati, certo, giocatori capaci di calarsi nei panni della categoria, che sappiano giocare sempre con intensità, lottare in mezzo al campo, innamorarsi della maglia, dare tutto sempre. Sono d'accordo, quindi è anche difficile sotto il profilo caratteriale. Iaconi porterà sicuramente giocatori di questo tipo, per carità, perché ecco, non sbaglio. Io dicevo, magari c'hai dopo il campionato. Però sei d'accordo che bisogna anche scegliere sotto il profilo caratteriale, certo, il giocatore, non solo da un punto di vista tecnico, ma anche caratteriale. Certo, l'abbiamo visto anche quest'anno, nel piccolo, tra virgolette, della salvezza.
freddezza, quanto sono stati importanti quei giocatori che sono arrivati poi a gennaio con un carisma diverso. Sotto questo profilo Maurizi aveva l'occhio lungo, insomma, aveva individuato 3 o 4 prospetti che tutto sommato hanno fatto bene, anche con la personalità, anche con la personalità alcuni hanno fatto la differenza. Ha portato uomini suoi, come li porterà Andrea, che poteva Sparacello, Infantino, Celli, quella gente lì, eh? Così lo fanno un po' tutti. Mi ricordo anche lo stesso Giorgio Rumignani, quando è arrivato a Teramo, ha scelto dei giocatori che lui conosceva, i vari Solfrini, Darè, Cossaro, quelli che poi erano praticamente tutto in una squadra. Allora, noi ci avviamo alla conclusione. Sì, siamo praticamente alla conclusione. Esatto. Io però stavolta non dico nulla. Noi salutiamo come se fosse veramente l'ultimo numero, questo speciale. Però se tanto mi dà tanto, io penso che durante questa lunga estate qualche puntatina o qualche speciale, Diego, preparati, perché credo che di sorprese al seguito di questo Teramo, Giuse, a te risulta che comunque il ritiro è confermato nella sede di Rivisondoli. Il ritiro è stato scelto precedentemente, molto lontano dalle trattative. È vero. Parlava di Rivisondoli, ma si conferma molto tempo che prima tu sappia? È confermato Rivisondoli dal 15? Dal 15 luglio, più o meno, sì, metà luglio. Io vi ringrazio dell'invito, mi complimento ancora con la vostra trasmissione, leggera, competente, grazie, e comunque credo seguitissima. Grazie a te per essere stata con noi, e grazie dell'invito. Grazie all'avvocato Gianni Gebbia. Troveremo con grande piacere per seguire le vicende biancorosse. Anche ne avremo tante di cose da dire, sono sicura, insomma. Diciamo che questa svolta un pochettino ha riacceso anche le trasmissioni televisive, anche noi, insomma, di fronte a delle situazioni così, anche chi fa il nostro mestiere ha degli stimoli diversi. Noi poi come giornalisti, insomma, siamo anche per natura curiosi, per cui andiamo avanti con un entusiasmo rinnovato. Diego, grazie, tutto a posto, tutto vero? A posto, tutto a posto. Chi ce lo doveva dire a noi? No, che eravamo qui stasera a commentare una dire situazione che rivoluzionaria. Bene, siamo qui. Esattamente. Io... magari ci stavamo per altri motivi, meglio non, allora, guardarlo nemmeno. Allora, questa puntata speciale l'avremmo, secondo me, quest'anno fatta. Fatta lo comunque, stesso, esatto, perché esatto. La strada era o bianca o nera. Quest'anno era questa, cioè la scelta tra il bianco e il nero. Il grigio forse non era contemplato. Per fortuna siamo qui a festeggiare il bianco, certo, e a parlare del bianco. Certo. Grazie davvero di cuore, grazie a Piero Baldassarre in regia, grazie al sindaco, all'assessore che abbiamo avuto in collegamento video, grazie anche a voi per l'attenzione. Questa sera è tutto. E poi vedremo. Vedremo. Grazie di cuore, davvero, buonanotte.